Oggi è una giornata importante perché, a parte che c'è il sole, ci dovrebbe far riflettere anche che di come questo sole qui, oltre ad essere il cuore della nostra economia balneare del turismo, può essere il cuore e il generatore di una nuova economia del futuro. Attorno alle energie rinnovabili, il vento, il sole, oggi possiamo spendere meno con le bollette per il riscaldamento, possiamo installare pannelli fotovoltaici e oggi c'è l'alleanza tra due imprese riminesi, la concessionaria Marcar e Ubisol. Sono due aziende che unite danno lavoro perché interpretano le nuove tecnologie. Ubisol si occupa di pannelli fotovoltaici, di far pagare meno le bollette alle famiglie. Marcar oggi propone un'auto che fa consumare meno, che esce dalla logica del consumo della benzina, del costo. Voglio sottolineare che Ubisol è vero che è finita, come dire, un certo tipo di economia, ci sono problemi di lavoro, siamo in una fase difficile, però è finito un certo tipo di economia, magari legata allo sviluppo quantitativo, al consumo del territorio, e si genera nuova economia con nuovi prodotti. Ubisol è un'azienda giovane. Sono partiti in due amici, sono diventati quattro soci, in qualche anno hanno più di 30 persone, 30 dipendenti che lavorano e tutta una filiera di artigiani che lavorano con loro. E Marcar ci ha creduto in questa auto e fa un'alleanza con questa azienda. Quindi una buona notizia, tra l'altro Rimini ancora una volta, come dire, è un po' avanti, tenta di interpretare i tempi italiani del cambiamento, perché a Rimini verrà installato il primo distributore che rifornisce le auto elettriche. Si arriva lì, si attacca una spina, il distributore sarà la Grotta Rossa nei pressi dell'azienda e sarà messo a disposizione di tutti quei riminesi che piano piano, un po' alla volta, si avvicineranno al mezzo elettrico. È chiaro che siamo all'inizio, però se non parti non arrivi mai.